Ragazzi, abbiamo trovato questa villa mentre andavamo in un'altra villa. Esatto. È bello perché non ci credeva nessuno che trovi posti così. No, Ti no, fermi, infatti. entri e c'è roba. Esatto, infatti Com compagnia del buon Beppe e finalmente abbiamo anche Matt, ragazzi, incredibile, è un grande piacere avervi qua sul Il canale. metodo grafico. Che poi no, ragazzi, l'ho raccontato già a Beppe e volevo raccontarlo anche a Matt e colgo questa occasione Che cosa? che praticamente noi, io e Fra, prima di iniziare a fare noi stessi gli youtuber Urbex, guardavamo il vostro canale già da parecchi anni, no? Che figata. Quindi essere passati da spettatori A a, tra partecipi. virgolette, collaboratori, cioè per noi è stato veramente un piccolo obiettivo raggiunto che veramente ci ha riempito di felicità e colgo ancora l'occasione per ringraziarvi Beh, tantissimo. grazie mille. Anche se la cosa più bella penso sia stato il sushi insieme l'altra volta. Assolutamente. Dobbiamo Esatto, replicarlo. Sì, che dobbiamo replicarlo. assolutamente ragazzi. Ora vi lascio al nostro loro video. Non so chi farà uscire il video, però buona visione. Ok, ragazzi, adesso Eccoci. mentre Matt e Beppe fanno la loro parte, noi iniziamo dalla parte opposta perché la casa è davvero molto piccola. Quindi, per riuscire a portare a casa entrambi il video senza darci troppo fastidio, dobbiamo lavorare comunque separati. Adesso vi mostro l'esterno. Ecco, questo è l'edificio. Come potete vedere, è totalmente abbandonato, mangiato dalla vegetazione. Guardate anche che figata qua le scale con questi rovi secchi che ormai ci si attorcigliano contro. Anche qua vedete, abbiamo anche macchinari arrugginiti, veramente spettacolari, guardate che roba. Qui molto probabilmente era magari un capanno Sì, qua agricolo. ci lavoravano. Esatto, molto probabilmente era il capanno agricolo. Infatti, come potete vedere, anche qui abbiamo l'entrata, penso, principale del capanno, dove ragazzi troviamo ancora dei macchinari. Ok, perfetto, abbiamo controllato appunto il capanno. Ora non ci resta che controllare quelle stanze che vediamo lì di sopra. Che comunque nel lato di qui della casa abbiamo Matt e Beppe sempre, quindi partiamo appunto dal lato opposto come avevo già accennato prima. Ok, rovi amore, vedete, completamente mangiata dalla vegetazione, ragazzi. Guardate anche le scale. Comunque sono tutte lasciate andare, ci sono delle macerie, c'è tutto il muschio ormai cresciuto e questo è il rovo gigante che vi dicevo che è cresciuto, attorcigliato proprio alla ringhiera. Molto molto suggestiva come cosa di. E Bellissimo. poi è secco secco, povero, cioè veramente. Abbiamo la prima porta finestra, ragazzi, che è apertissima e incredibile, guardate. Abbiamo una camera da letto, un Anche una botto. parrucca. Ci sono un botto di mobili, è vero, guardate. Ragazzi, c'è una parrucca. Ci sono delle borse ancora. Regolamento sui segnali, ferrovie dello Stato. Figata. Che cos'era? C'è anche. E la Madonna! Anno Cos'è? 1941. Ci sono dei dati che vabbè non si leggono bene, quindi non dovrò oscurarlo. È una tessera di Associazione Nazionale Combattenti. Che figata, raga, se sapete di cosa si tratta, fatecelo sapere nei commenti. Del 1941. Allora, ragazzi, parliamo anche a bassa voce perché comunque abbiamo delle case abitate nelle immediate vicinanze e quindi è meglio non farsi sentire troppo. Volevo vedere se queste erano lettere o libri. No, sono tipo santini. Ah, e questi sono È vero. sempre tipo questi qua, Sì. regolamenti dei segnali. Magari era un ferroviere?
sì, probabile. È probabile che sia stato un ferroviere, ragazzi. Magari tipo una sorta di patente speciale o comunque per avere un attestato. Questa? Ah, Buona Buona Pasqua. Pasqua. Una cartolina di Buona Pasqua. Del... Ok, aspetta, questa te la lascio a te. La leggerà la fra, Allora, ragazzi. auguri, ok, del 1927. Madonna! Cioè, ragazzi, una cartolina del 1927. Tra l'altro è comunque conservata veramente, Sì, veramente vero, bene. nonostante tutte le ragnatele, Esatto, guarda cioè, qua. guardate quante ragnatele, quanta polvere. Questi li appoggerei qua, ragazzi. Dimmi. Fammi anche una cortesia, ma alza un po' quel quadro sul letto, Quale? amore. Ah, ok, qua non l'avevo neanche visto, ragazzi. Intanto, aspetta, volevo far vedere che c'erano ancora anche dei vestiti rimasti nell'armadio. Assurdo, i danni strutturali comunque si vedono. Dischi dentro quel Ah, è cassetto. vero, adesso gli proviamo a dare un occhio. Intanto, ragazzi, volevamo. Ah, esatto, il classico quadro religioso che sicuramente, ragazzi, Sì. era appeso là. Davvero, davvero molto interessante. Ok, ragazzi, siamo tornati giù all'ingresso principale, aspettando che i ragazzi finiscono con l'altro lato della casa per entrare, e abbiamo trovato un pozzo o comunque un qualcosa dove ci si poteva abbeverare. E guardate che figata! Comunque mangiato dalla vegetazione rende il tutto molto suggestivo. Mamma mia, che spettacolo! Ragazzi, adesso noi ci diamo il cambio. Matt e Vai. Beppe hanno appena finito questa parte della casa, mentre noi abbiamo fatto la superiore. Adesso vedremo la fra che ci apre le danze. Andiamo. Preparatevi, è molto bella dentro. Ok, senza troppi spoiler, ragazzi. Allora, Vai. qui intanto Guarda. Come c'è piace a te, già inizia come una piace alla fra, ragazzi. bambina. Troviamo la foto di una bambina Sì. appesa in un campo di grano. Che figata, che sicuramente sarà uno dei campi che ci sono qua fuori. Fischia, guarda il contatore, è ancora il modello vecchissimo. Cavolo, questa è la cucina. Bella Incredibile, ragazzi, come al solito troviamo la nostra cara vecchia amica Singer o Singer, non so come, in realtà non so come viene pronunciata, qual è la pronuncia corretta, ragazzi. Fatemelo sapere nei commenti, raga, anche scriveteci G di Genova o G di Ghiro? se. Ah, ok, esatto, almeno noi Sì, riusciamo a Genova o capire. Ghiro, voi come la chiamereste? Io Singer. E sì, esatto, Singer, anche Però se. perché no Singer? Non lo so, ragazzi. Esplorazione abbastanza particolare perché, appunto, come vi abbiamo detto prima, era una verifica che ci siamo trovati davanti mentre stavamo andando verso un'altra abitazione. Però guardate qua, cioè, incredibile, il mobiletto contiene ancora comunque tante cose. Abbiamo delle caffettiere, dei coperchi, delle pentole, abbiamo anche alcune posate, prodotti per comunque per pulire casa. Cioè, è rimasta veramente tanta, tanta co tante cose. Guardate che bello questo vaso. Cioè, che è comunque un peccato lasciarlo per terra. Magari sapete, si può rompere, invece almeno lo mettiamo qua un attimino più riparato. Abbiamo ancora anche delle pentole, un forno Un indesi. orologio delle che segna le Si è 8 fermato o le alle 25. 6, quasi 25. Guardiamo Madonna. se c'è qualche prodotto, giusto per datare un po' questo abbandono. Guarda, quante cose rotte purtroppo. Abbiamo una guida telefonica del 2000, ragazzi. Ah, Lì sotto davvero? nascosta. Non la inquadro perché si vede comunque la provincia. Quindi meglio non far vedere dove siamo. Abbiamo ancora, guardate. Che Oddio, un schifo. ciuccio! Dove? Ah, è vero. Il ciuccio, poi guarda quella roba marcia. Cioè, Wow! guardate, ragazzi, è ancora pieno, marcissimo.
come se fossero scomparsi qui veramente da un momento all'altro, perché qui non c'è una sorta di comunque di trasloco. Troviamo ancora le cose comunque piene. Cioè, guardate ragazzi come è ammuffito questo coso. Non so cosa sia, ma lo vedi? Mi sembra una pietra. Non lo so. Madonna, guardate come. Prendi un attimo, te la tengo in cucina. Tu prendi un attimo quella confezione di fecola di patate, anche quella giù se vuoi, o quella balconcia. Volevo vedere se c'era una scadenza. No, prendi quella giù che è più carina. Figa, ma sono piene, eh? 2004, 15 ottobre del 2004, 2004. 20 anni. 20 anni, ragazzi. Ma guardate anche tutte le Raga, cacche dei topi. ma come cacchio si arrampicano i topi là dentro? Cioè, ma Sono saltano, impressionanti, volano, cioè, sono. assurdo. Tra l'altro, ragazzi, entrando non ci eravamo accorti di questa stufa. Mamma Che mia. difficile, non, cioè, guardate. Sì, no, esatto, guardate la differenza comunque in confronto alla fra, non è piccola, quindi. Ma poi come è strutturata? Veramente, questa sicuramente è vintage, ma non mi era mai capitato di vedere una stufa del genere. Esteticamente si poteva fare di meglio, Sì, no, secondo me. esteticamente sì, Il esatto, anche perché tubo. guardate il tubo. Cioè, non è proprio contro il muro, vedete? Cioè, ci passa. Guardate quanta distanza c'è, di solito invece si trovano proprio belli attaccati al muro, no? Anche proprio per un senso estetico. Qua estetica proprio non l'hanno proprio presa in considerazione. Guardate che roba, cioè, assurdo. C'è una foto di una bambina e non so se è Ah, la è stessa che poi vero. c'è di là, forse questa è un pelo più È vero, grande. sì, qua sicuramente è più grande, però non saprei dire se è la stessa o meno. Ah, qua guarda, abbiamo ancora i ditali, cioè, guardate che figata. Ancora pezzi i fili che usavano appunto per la Singer. Guarda, il cacciavite per la Ma manutenzione proprio dai. suo, vedi, Sì, Singer. Che originale. figata, ragazzi! Cioè, non mi era mai capitato di trovare proprio tutti gli accessori. Incredibile, questo è veramente un ritrovamento incredibile. Ok, ragazzi, ora controlliamo l'ultima stanza del piano terra, molto probabilmente. Guardate come si è infiltrata anche la vegetazione da quella finestra, come troviamo tutto ammassato. Guardate quanti quadri anche. Un sacco, era piena di Mamma, quadri, cioè se erano tutte sì. qua appesi, Cioè, avevano comunque, guarda, mantenevano le stesse esatto. cornici. Cioè, guardate, esatto, tenevano proprio. Usavano la stessa cornice. Guarda, mamma mia, sono veramente tantissimi. Bellissimo. Questo è un lavandino Coso che giallo molto cos'è? probabilmente dovevano magari sostituire. Questo coso giallo, guardate ragazzi, molto particolare. Non ne ho idea. Non ne ho idea, meglio non toccarlo. Allora, ci sono tanti Qua vetri sono per ancora terra. miracolose. Vediamo. Tipo la testa. No, ragazzi, qua ci sono troppe ragnatele e comunque ci sono tante cose comunque ammassate. È una sorta di deposito. Ok, ragazzi, adesso saliamo. Dopo controlleremo anche il bagnetto che troviamo qua nel sottoscala. Però prima adesso continuiamo la nostra esplorazione salendo al piano superiore. Cosa abbiamo qua, Vita? Una camera da Ah, ok, qua abbiamo un quadro, tra letto. Eccoli qua, l'altro. belli. Ah, ok, è vero, minchia, guardate che roba. Mamma mia, cioè da notare comunque i pezzi di muro, di soffitto che ci sono per terra. La situazione è molto grave a livello strutturale comunque Sì. nell'abitazione. Infatti guardate il soffitto, comunque danni di non poco conto. Minchia, ma il mobile? Cioè, il mobile è veramente bello, guardate là. Bella. Guardate questa specchiera, ragazzi. Cioè, che meraviglia. Che tra l'altro. Ah, oh, guarda. Mamma mia. Che bello. Bellissimo.
visto così? No, 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 infatti. Così no. Con la specchiera che comunque era un altro mobile che si apriva e poteva contenere cose. Molto bello, troviamo ancora dei vestiti. Tra l'altro un lampadario veramente, veramente bello. Quasi un peccato che sia rimasto qua. E poi troviamo tanti vestiti buttati così alla rinfusa. Penso, secondo me, un passaggio di ladri qua. Sì, che hanno Che cercato. hanno appunto svaligiato, hanno tirato fuori tutto sperando di trovare magari qualche Guarda anche i rimasuglio. cassetti, Ah, qualcuno sì, se l'ha esatto, rubato. guardate i cassetti completamente ribaltati e buttati per terra. Sì, ragazzi, qui anche perché segni di trasloco non ne ho visti. No, no, qua no. No, Secondo quindi. me. E poi vedo più robe femminili questa volta. Un Esatto. sacco di indumenti femminili, calze. Esatto, a differenza di una delle ultime case che avete visto sul canale, dove anche lì sempre la Fra aveva notato la cosa, erano solo ed esclusivamente indumenti maschili. Ok, ora non ci resta che controllare l'ultima stanza e poi direi di controllare comunque, come dicevo, il bagnetto nel sottoscala. No, questo qua è più un Mamma mia! Guardate pensiero pieno ragazzi, di polvere. sì, guardate tutti i pezzi di muro, di soffitto sul pavimento, qua veramente Mamma mia. la situazione è critica, c'è tantissima polvere, quindi eviterei di rimanere a lungo qua dentro. Abbiamo comunque un mobile molto bello, anche là, e abbiamo un lampadario davvero, davvero fantastico che si è salvato. Si è salvato, guardate, anche la pallozza lì di vetro non si è rotta. Madonna, anche se non so se è un No, sai, lampadario. un'ampolla appoggiata Sì, è sul porta vero, per gli abiti. esatto, molto probabilmente sembra e molto ingannevole, ma come dice la Fra, è un'ampolla di vetro semplicemente appoggiata su questo. Guarda, comunque facciamo subito una verifica per la nostra curiosità. Esatto, vedete, è un'ampolla di vetro, ragazzi, che ora riappoggeremo qua per non far cadere. Ok, almeno ci siamo tolti la curiosità. Ok, perfetto, controllerei il bagnetto, amore, e controllerei se c'è altro. La mia paura dei ragni, ragazzi, qui è difficile da sostenere. Mamma mia, che spettacolo! Che bello, esatto. Adesso poi ti faccio entrare a te, faccio un attimo la ripresa, poi faccio entrare la Fra, ragazzi, ma guardate quanto è suggestivo! È bello perché veramente è mangiato dalla vegetazione, è comunque marcio, guardate anche la lavatrice, com'è mangiata, com'è tutta arrugginita, ma questo buco nel soffitto davvero, ragazzi, rende il tutto parecchio suggestivo. Guardate, abbiamo ancora tutte le medicine nel mobiletto. Qua no, comunque deve essere successo qualcosa, ragazzi, non si tratta di un trasloco perché troviamo ancora. Attenzione. Guarda, qui ce la vai dentro te, guarda che figata. Bello, cavolo. Meraviglia, eh? Sì, bellissimo. E poi ragazzi, sì, abbiamo il sotterraneo. Madonna! Qua è un sotterraneo bello tosto, non so se me la sento. Ce la sentiamo? Dai, proviamo. Ok, raga, nonostante la mia paura per i Aspetta, ragni, cosa? sulla tua mano. Inquadratela. Aiuto, raga, sono stato catturato da una ragnatela, ho paura. Aiutami, amore. Ah! Ci sarà anche il ragno da qualche Ma parte. vai, è già secco da qualche parte. La Fra ha trovato un mobiletto. Ok, Ah, no, tu non hai i ascolta. guanti, faccio io. Madonna. Prova. Roba Bucaratomo. marcia anche qua, ragazzi. Escaratici da Dio, chiudi che. No, chiudi che potrebbe essere tossico. Tra l'altro abbiamo dell'insetticida.
No, io il sotterraneo lo eviterei, ragazzi. Nel caso comunque lo potete vedere nel canale della Squad. Adesso tanto ci ricongiungiamo a loro, usciamo. Ok, ragazzi, siamo salvi. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Avete visto che bella questa stanza qua? Sì, Assurda. bellissimo. Ma anche la cucina, molto bello con le due Noi non ce macchine da cucina. l'aspettavamo perché quando siamo entrati nella stanza di destra era tutto ammassato, quindi abbiamo Esatto, sì. detto su sarà vuoto, Sì, perché i esatto. quadri sono qua, le robe sono qua, poi vai su è E pieno. invece no, sorpresa, ma anche il bagno, con quel bucone lì Il nel bagno era soffitto. davvero davvero suggestivo. Sì. E non sono riuscito a fare i sotterranei, ragazzi, mi No, dispiace. perché? No, La no. ragnatela prima di scendere ha catturato la sua mano. Urca. Basta, si era Quindi curata. Terribile questa cosa. Dai, Sì, quello esatto. andiamo. No, non ce la posso fare, Lo vedrete ragazzi. nel nostro video. Esatto, Gliel'abbiamo già detto, infatti, che ragazzi. di guardare I il vostro video è peggio. sotterranei. Di solito è il contrario, sono gli altri che mostrano i sotterranei. Oggi per la prima volta noi Un'altra, siamo ragazzi. andati. Voi siete Presi andati. di coraggio, siete E andati. sono contento di avervi lasciato l'onore. Quindi, ragazzi, andate sul canale della Squad per vedere i sotterranei. Niente, vi salutiamo. Verifica davvero comunque entusiasmante, sono stato contento. Ha rivelato delle piccole chicche. E ringrazio Matt per essere per la prima volta sul nostro canale. No, è la prima volta che Eh capita. sì, Sì, eh. eh. Beppe c'è già Onoratissimo, stato. onoratissimo. Beppe c'è già stato, ma te la prima volta, anche noi molto onorati, vi Moltissimo. ringrazio Grazie, ragazzi. Ma io non tantissimo, finirò mai di ragazzi. dire di quanto siete delle persone splendide, più che nei video addirittura. Grazie, Grazie, È vero, è grazie. vero, Fatevi invitare a cena da loro. Grazie. Vi invitiamo e pagano loro, Esatto. ragazzi. Stessa cosa a voi ragazzi, siete comunque due persone eccezionali, contento di avervi conosciuto, contento di questa collaborazione. Poi faremo altre 5 esplorazioni, minimo. Esatto, raga, giornata tosta, quindi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Bella Ciao raga, raga! ciao!